Adesso chiamiamo le sei squadre che hanno vinto i campionati. Poi quando avremo la ospite, la star della serata, richiameremo con gli Oscar per fare anche la premiazione ufficiale con la foto con Cristina Buccino. Intanto siamo qui sul palco, la squadra vincitrice di promozione che è l'Atletico Morro d'Oro. Arriva qualcuno del Morro d'Oro, siete in tanti. Qualcuno l'Oscar lo deve ritirare. Eccoci qua, Gianni Di Marco, la vera bandiera della squadra. Potete venire, la vittoria va celebrata bene, quindi più salite meglio è. Ettore Scrivani e Gianni Di Marco. Arrivano tutti perché la foto deve essere completa. Intanto ci passiamo il microfono. L'anno scorso il portierone. Quest'anno possiamo anche ripeterci come volete voi. Uno il microfono e uno la consegna. Luca. Luca Di Giammatteo. Queste sono le immagini. Riceviamo il premio proprio a Morro d'Oro, quindi una soddisfazione grande. Per noi Morro d'Oro è una scelta di vita. Quindi siamo veramente contenti della stagione. Ancora stiamo festeggiando e ci prepariamo a fare anche questa eccellenza per l'anno prossimo. Siamo veramente contenti per tutto il popolo biancorosso. Grazie, grazie Luca. Vittoria importante, dicevi, siamo qui a Morro d'Oro, quindi... Sì, riceviamo proprio il premio a Morro d'Oro, quindi siamo doppiamente contenti. Quindi. Non so, scegli tu a chi consegnare... Ma il premio lo consegna un altro morrese doc, perché lui poi... Allora chiediamo al fotografo di immortalare questo momento in maniera particolare, in maniera speciale. Lui ha iniziato dalla terza categoria, è grande. Un applauso a Gianni Di Marco, un altro candidato al premio alla carriera tra un po'. Quando smetterà? Quando smetterà? Quando smetterà? Grazie ragazzi. Ci vediamo dopo magari per qualche premio individuale. Continuiamo con la squadra che ha vinto il campionato di prima categoria girone D, Calcio Giulianova. Tutta la squadra sul palco. Bella. Vai a parlare, qua, sì. Dio. Lorenzo Torrese, Morelli, buonasera a tutti. Arrivati in massa stasera, ma non poteva che essere così. Il mister, ditemi voi, il mister l'abbiamo sentito prima. Chi? Capitano Andrea. Il capitano. C'è anche il presidente. Prima il presidente. Presidente Claudio D'Archivio. Presidente. Buonasera a tutti, grazie. Complimenti di nuovo a Termodilettanti. Siamo contentissimi perché per noi è stato il primo campionato, nata appunto la società, nata dalla fusione l'anno scorso di due società, della Colleranesco e della STD Calcio e della Scuola Calcio Giulianova. Quindi quest'anno, primo anno in prima categoria, abbiamo centrato l'obiettivo, un anno fantastico che io dedico a tutta la squadra, ai ragazzi della società, ma soprattutto ai ragazzi che hanno conquistato sul campo la promozione. Grazie ragazzi. Facciamo parlare qualcuno di loro. Il capitano, dov'è il capitano? Si è nascosto. Eccolo qua, capitano, in avanti. Buonasera a tutti. Andrea Di Felice, capitano del Calcio Giulianova. Buonasera. Vabbè, innanzitutto ringrazio voi, Termodilettanti, che ogni anno fate queste bellissime manifestazioni e ci fate sentire, anche se in queste piccole categorie, insomma, dei campioncini. Dei non campioni. Sudate né più e meno nei dei campioni però, di Serie A. Forse qualcosa di più. Qualcosa di più. Niente, ringrazio anche tutta la squadra e il gruppo e tutta la società che ha reso possibile tutto questo. Questo lo diamo a te, capitano della squadra.
Poi, dicevo, poi qualcuno, quando ci dicono la Cristina Buccino quando potrà venire qualche minuto, richiamiamo qualcuno, così facciamo anche la premiazione. Va bene, va bene. Grazie al calcio Giulianova. E andiamo alla seconda categoria, girone D. Continua a scalare marce su marce. È arrivata in 2 anni in prima categoria la nuova Sant'Egidiese. Abbiamo visto il presidente, quindi lo aspettiamo sul palco. Anche Ciabattoni. La Buccino arriva. Noi la chiamiamo. Non ve la toglie nessuno la foto e la premiazione anche con Cristina Buccino. Il selfie dovete farlo, anche perché abbiamo il re dei selfie, Simone. Ciao. Allora, prima il microfono, presidente, io mi metto da una parte, ciao a tutti. Allora, grazie della serata, complimenti per queste manifestazioni. Noi siamo molto felici perché per il secondo anno consecutivo, da quando siamo ripartiti, siamo riusciti a centrare l'obiettivo prefissato, anche se è stata una stagione dura e anche e soprattutto grazie all'Albanova che ha disputato un grandissimo campionato. E cosa dire? Io voglio ringraziare innanzitutto la dirigenza, nella persona del direttore sportivo Nardinocchi, e tutta la squadra che come al solito si è dimostrata capace, molto brava sul campo, inappuntabile sotto ogni aspetto. Non, diciamo, è mai facile quando si hanno i favori del pronostico, sì, poi rispettarli. Con la pressione addosso, sì, è vero. Vogliamo sentire anche qualcun altro? Al di là del selfie con la Buccino. Quello arriva. Il resto è noia. No, noia no, però. Bomber Pesce, che pure no. Merita... Giuseppe Pesce. È stata sicuramente un'annata incredibile sotto tutti i punti di vista, è stata un'annata alla grande, grazie a tutti, grazie alla dirigenza, alla squadra, va bene così. Speriamo di essere qui di nuovo l'anno prossimo. Certo, esatto. Ormai ci abbiamo fatto l'appetito. A chi consegno il premio? Presidente. Presidente, in favore di... Andiamoci. Nuova Sant'Egidiese in prima categoria, buona serata, ci vediamo tra un po'. La seconda girone è stata vinta dal Borgo Santa Maria. Avanti sul palco. Ciao, ben arrivati, salve. Di Giampietro. Perazzitti, il presidente Gian Pietro, diamo prima il microfono a te, poi dopo se vuole parlare qualche calciatore. Buonasera, si avvicinano anche le tifose. Buonasera a tutti e grazie a Teramo Dilettanti per aver organizzato questa manifestazione. Il premio che stiamo ritirando questa sera è di tutti, è del paese, di Borgo Santa Maria, dove dopo 25 anni noi siamo ripartiti dalla terza categoria e abbiamo riportato il calcio a Borgo Santa Maria. In 2 anni siamo arrivati in prima, merito soprattutto di questi ragazzi che per la gran parte sono del posto, hanno giocato in categorie superiori, si sono calati dalla terza categoria, ci hanno accompagnato in seconda, poi l'anno prossimo anche in prima. Sicuramente andremo in prima, non sarà una comparsa come ho già detto tempo fa a Teramo Dilettanti, andremo a giocarci il campionato anche l'anno prossimo, quindi speriamo di fare bene, anche perché dobbiamo ringraziare, lo dobbiamo fare, è un dovere verso i nostri tifosi che hanno preso anche il premio come miglior tifoseria, quindi se lo meritano e meritano tutto il nostro impegno. Poi vorrei dare la parola al capitano, che è il capitano e il difensore della miglior difesa di tutto il campionato dilettantistico abruzzese. Stiamo parlando da di 2 anni, quindi, Riccardo Maniero. Quindi Riccardo Maniero è il difensore del Borgo Santa Maria, quindi, è capitano. Buonasera a tutti.
Per me è una grossa soddisfazione rappresentare il mio paese, un grande orgoglio aver vinto due campionati qui nel mio paese. Io non posso che ringraziare tutti i tifosi che ogni settimana ci sostengono, la società che mi ha reso partecipe di questa squadra e gli amici che mi hanno dato la possibilità di vincere anche loro il campionato. Per il resto un applauso doveroso per le nostre ragazze Pompon. E niente, tutto qua. Una grossa soddisfazione. Grazie Riccardo. Presidente, a chi consegniamo? A te o... Poi dopo lo passi a tutti. Fotografo, facciamo una foto in mezzo magari. Perfetto. La giusta celebrazione per il Borgo Santa Maria che vola in prima. Ciao ragazzi, buona serata. Mancano i due campionati di terza e poi ci dicono che arriveranno persone più importanti abituate di me qua sul palco. Chiudiamo con la terza categoria Girone A che è stata vinta dallo Scerne 20.14. Il penultimo Oscar della serata, ma diciamo voi il campionato l'avete iniziato a vincere già dall'inizio, perché dalla prima all'ultima giornata al comando, tutta la squadra giustamente sul palco. Signori, ditemi voi a chi iniziamo a dare il microfono. Iniziamo con Roberto Pavone, che ha iniziato da dirigente, primo tifoso di questa squadra, e ha chiuso anche in campo, perché... Sì, ho fatto la mia passerella grazie anche a questi compagni fantastici. Come hai detto tu, il campionato abbiamo iniziato a vincerlo dall'andata, anche se c'è stata una preoccupante parentesi nella fase di ritorno, ma poi insomma abbiamo iniziato festeggiando, abbiamo chiuso festeggiando ancora meglio, ti abbiamo anche coinvolto. È stato il primo anno dei sogni, doveva ripartire così la Scerne calcistica, che ha un passato molto molto importante, un passato che deve sicuramente rinvigorire un presente e un futuro che ci vedrà sicuramente protagonisti anche l'anno prossimo in seconda categoria. Adesso cerchiamo di smaltire la sbornia dei festeggiamenti, ci rimetteremo a tavola e prepareremo sicuramente una squadra molto molto competitiva. Passo il microfono sicuramente al punto di riferimento che tu conosci molto bene, che per noi è un pilastro fondamentale e che deve tra l'altro ritirare la statuetta, il capitano Luca Collevecchio. Un applauso al capitano Collevecchio dello Scerne. Buonasera a tutti, grazie a voi di Terra Dilettanti, grazie a tutti. Beh, è andata bene, è stata un'ottima stagione, vinto meritatamente il campionato dall'inizio fino alla fine, primi in classifica. Siamo contenti, veramente contenti. Luca, cosa ci si sente a essere così stimato? Noi abbiamo visto che c'è tanta stima da parte di questo gruppo nei tuoi confronti. Sei davvero l'uomo guida. Ma no, veramente, secondo me anche troppo stimato, però sovrastimato veramente. Questo conferma la tua umiltà. Ma forse solo perché sono forse un po' serio, non lo so, così. Il premio lo consegniamo a te. Fotografo si sta facendo un pochettino, chiedo aiuto, Lella, fotografo, se mi aiuti. Grazie. Grazie, ultimo campionato, grazie ragazzi. Terza categoria Girone B, siamo qui sul palco in città di Tortoreto. Sì. Ciao,
la presidentessa Claudia Lamona, diamo il microfono a lei nel frattempo che salgono tutti gli altri. Buonasera a tutti, innanzitutto complimenti a Teramo Dilettanti per la serata emozionante ed elegante che avete organizzato questa sera. L'avete resa voi elegante, poi dopo le tifose donne anche una presidentessa donna forse mancava. L'unica. L'unica infatti. Io non ho altro che da dire un grosso grazie per le soddisfazioni che mi hanno dato quest'anno i ragazzi, che con il loro impegno sin dall'inizio del campionato, insieme all'impegno della dirigenza, dell'allenatore Persiani, del nostro Scarazza e del nostro Di Gianluca, che è il direttore sportivo, hanno fatto sì che la squadra è stata sempre in testa per poi andare a vincere il campionato. Veramente vi ringrazio, un grosso grazie a tutti per l'emozione che mi avete dato. Presidente. Io adesso devo passare il microfono a Osman, che è il nostro rappresentante. Sempre lui, il nostro capitano. Grazie presidentessa. Comunque ringrazio voi come programma, grazie di tutto per essere stati sempre presenti e averci aggiornato sempre. Hai chiuso la carriera con una vittoria. Sì, infatti non è modo stato modo più bello non ci poteva essere. Bravissimo. Comunque sì, non c'è, devo ringraziare la società, tutti i miei compagni di squadra che mi hanno fatto passare un campionato bellissimo, uniti, un gruppo veramente stupendo. Ringrazio di tutto anche a voi, grazie ancora. Presidente, a chi lo consegniamo l'Oscar? Sì. Al nostro direttore sportivo Giovanni Di Gianluca, che insieme a Osman, a me e a tutto il resto del direttivo ha voluto fortemente questa squadra. A favore di macchinetta fotografica, che c'è una bella foto ricordo. Grazie a tutti. Mi hanno detto che sta arrivando Cristina Buccino, per cui io invito un rappresentante per squadra con l'Oscar a salire sul palco. Evitate le risse per mettervi d'accordo. È stata un'opportunità che insieme allo staff del San Pietro ci si è presentata e l'abbiamo colta al volo. È la star del momento, semifinalista all'Isola dei Famosi. Poi abbiamo scoperto che anche... Okay. Eccola qui, un applauso a Cristina Buccino, vestita da Alessandro Angelozzi Couture. Benvenuta. Non ho mai dato un bacio stasera, il primo lo do a te. Benvenuta, la parola è tutta a te, eri molto attesa stasera, ci hai fatto attendere, ma giusto così. Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitata, sono molto contenta di essere qui, siete tutti molto gentili e carini, mi avete accolto benissimo. Cosa dobbiamo fare? Due parole, un saluto, ti volevo chiedere il tuo rapporto con il calcio, sai che questa è una manifestazione... Il mio rapporto con il calcio? Segui il calcio? Ultimamente ho dovuto seguire il calcio per forza perché sono stata ospite nel programma Tiki Taka, quindi mi sono dovuta documentare per forza. Esatto, vi è piaciuto? L'avete seguito? Bene, sono molto contenta. E quindi sì, mi piace, è uno sport pulito. Sei un'appassionata, segui. Sono un'appassionata, stasera tifo per voi, per qui celebriamo tutte le squadre che hanno vinto. Tutte le squadre, allora io sono neutra, eh? E giustamente sei la madrina più adatta, perché segui il calcio, ospite di Tiki Taka, qui sono i dilettanti, esatto. Ma hanno vinto, per cui invitiamo con l'Oscar un rappresentante a società, a squadra. Bene, allora iniziamo. Così hai modo di... Ecco il presidente Borgo Santa Maria. Venite così. Ecco i fotografi. Come va? Piacere. Gian Pietro. Complimenti. Iniziamo con le foto. Una alla volta.
Bene, perfetto. Grazie, grazie mille. Ecco, Enzo De Rosa della Citeneva. Lui è un attaccante molto forte, salernitano, campano. Piacere, Cristina, piacere. Complimenti. Grazie, complimenti a te. Grazie. Foto. Complimenti a te, ciao, Osman, buona Mataloni, grazie Enzo. Questo tutti hanno fatto la fila per... Vito Partipilo e Fabiano Taddei con l'Oscar del Castrum. Siete in tanti, piacere, Cristina. Ciao, Vito. Complimenti. Sì. Ciao. Ciao. Ecco Marco Viscioni e Enrico Pezzoli, sì, che sì, ci tenevano anche loro a... Sì. Chiudiamo. Ho finito. Sì, una sola volta. Foto. Fatto? Un po' più avanti, dicono. Alessio Ragni. Ciao, auguri allora. Grazie. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Come va? Attenzione al vestito che... Io bene, tu? Molto bene, grazie. Bene. Molto contenta di essere qui tra voi stasera. Possiamo fare un selfie che adesso va di moda? Va bene, facciamo il selfie. Un attimo, sul piede. Stefano! Spingi tu, che ho la mano qui. Vito lì? Ah, grande. Bene, grazie. Contento. Ciao. Grazie. Gli ultimi, eccoli. Vieni, vieni. Eccoci con la nuova Santa Egidia. Cristina, non è colpa nostra, Cristina. Fantastico. Ecco, questo lo mettiamo qui. Selfie con l'Oscar è elegantissimo. Guarda, se lo faccio io forse è meglio. Bravo, grazie. Ciao ragazzi, grazie, grazie a voi. Ok. Altri. Cristina, un minuto. Sì. Gli ultimi che hanno vinto. Con la squadra del calcio Giulianova. Ciao. Che. Ciao, ragazzi, ciao. Piacere. Ciao. Ciao ragazzi, complimenti. Ciao. Guarda, fai tu? Centriamo tutti? Sì, centriamo per forza. Posso, scusami. Mettetevi giù, su, come volete. Aspetta, ci sto io. Raga, non è sincerato. Ok. Grazie. Le ultime foto, non è... Poi potete anche continuare. Gli ultimi due. Gli ultimi. Poi Cristina sarà comunque ancora qui. Grazie, complimenti, Cristina. Gentilissima Cristina. Grazie ragazzi, se volete fare le foto io sono al tavolo, va bene? Al tavolo. Grazie Cristina. Grazie, buona serata. Grazie mille. L'ultima. Sì. Ah, l'arbitro. Cristina, sai? L'arbitro premiato. L'unico arbitro della serata. Bene, complimenti. Cristina comunque rimane qui con noi. Grazie, ciao Cristina, buona serata, buon divertimento e grazie di essere venuta a trovarci. A naso mi sembra che questo sia stato il momento più gradito della serata, ma non avevamo dubbi. Continuano le foto, i video, i selfie con Cristina Buccino. Star assoluta della serata, davanti al suo fascino tutte le imprese dei nostri calciatori passano in secondo piano. Non so che ora abbiamo fatto, ma mentre Cristina si presta anche a delle interviste, continuiamo con le premiazioni dei calciatori. L'ultimo premio che daremo sono le top 11, le abbiamo fatte anche l'anno scorso,
sono piaciute molto, per cui abbiamo riproposto questa formula. Iniziamo dai, questa volta invertiamo, partiamo dalla terza categoria, premieremo i top player di terza categoria. La grafica mi aiuta. I portieri più votati, sempre da allenatori e capitani delle squadre, sono Luca Di Francesco della Cona Teramo, Gianni Gianzante del Real Castelnuovo e Giovanni Martella dello Scerne. Potete venire sul palco? Ho visti, quindi Gianni Gianzante, eccolo qua, ecco Giovanni Martella, non so se è venuto Luca Di Francesco. Una battuta stretta di mano tra due portieroni di questa categoria, ha battuto al volo Giovanni. È una bella cosa e ringrazio i miei amici lì che stanno lì a festeggiare, e sempre forza Scerne. Gianni? È stata una bella annata, ringrazio tutta la squadra, tutti i compagni di squadra e in particolare l'allenatore Dino Candelori. Adesso la grafica ci aiuterà, chi viene eletto come top rimane qui sul palco che poi facciamo la foto con tutta la top 11. Gianni Gianzante, bravo Giovanni. Giovanni, abbiamo dato anche questo a tutti i candidati che comunque non riescono a... Aspetta qui, così facciamo una bella foto. Sì, dopo. Difensori, chiamo sul palco i 9 per 3 posti. Adesso li chiamo tutti. Stefano Franzini, Rocca Santa Maria. Rudy Lanari, Arsita. Stefano Quadraccioni, Scerne. Samuele Bagnoli, Ornano. Sandro Capitanio, Poggese. Alessandro Marcelli, Città di Teramo. Francesco Nardone, Roseto. Valerio Aielli, Castrum Lentuli. Alessandro Di Giulio Antonio, Città di Tortoreto. Davide Ferrante, Campli. E Giuseppe Lancione, Ornano. Non so se ci sono tutti e 9, comunque qualcuno l'ho visto. Eccoci. Quadraccioni, Nardone, Marcelli. Eccoci qua, ciao ragazzi, benvenuti. Stretta di mano col portiere Gianni Gianzanti. Allora, due parole, Francesco. Tu sei capitano del Roseto, no? Sì. Siete state tra le squadre meno battute, poi è stato detto anche prima, quindi grande campionato il vostro. Un peccato che siete arrivati in fondo, sia in Coppa che in campionato, senza, gli eterni senza secondi, concludere l'obiettivo. Sì, buonasera a tutti. Niente, io ho due parole giusto per ringraziare Teramo Dilettanti per questa bellissima serata, la nostra società e compagni di squadra, e niente, buona serata a tutti. Grazie Francesco. Sentiamo anche Stefano, due parole. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio Teramo Dilettanti per questa bella serata e ringrazio anche i miei compagni che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo della nomination. Grazie. Grazie a te. Alessio, allora. Buonasera a tutti. E vi ringrazio per la bellissima serata tra amici e buon divertimento a tutti. Grazie Alessandro, voi tra i migliori difensori votati della terza categoria. Andiamo a vedere chi sono i 3 che poi saranno premiati. Stefano Franzini, Rocca Santa Maria. Samuele Bagnoli, Ornano. E il terzo Alessandro Di Giulio Antonio, Tortoreto. Io premio con i nostri almanacchi, ragazzi, comunque ben classificati, Francesco, Stefano e Alessandro. Grazie. Grazie. Buona serata. Andiamo avanti con i centrocampisti. Sì, ok, stai qua. Centrocampisti chiamiamo Stefano Celi, Città di Tortoreto. Stai qua. Alessandro Isotti, Cermignano. Ivano Micozzi, Villareal. Alessandro Piccinini, Virtus Nepezzano. Fabiano Ciampani, Cona Teramo. Davide Di Giacomo, Casemolino. Donatello Pavone, Castrum Lentuli. Marchellian Lemeti, Atletico Pineto. Giuseppe Micolucci, Real Castelnuovo. Andrea Tulli, Scerne. Simone Di Giovanni, Rocca Santa Maria.
Altilla Mai, Santo 89, Giuseppe Mazzocca, Castrum Lenduli e Gianroberto Petracca Cerne. Quanti di questi sono presenti? Eccoci Giovanni. Arriva anche Micolucci. Sentiamo già parlato prima in qualità di capocannoniere, adesso da... Rinnovo i complimenti a Teramo Dilettanti, alla mia squadra, a tutti voi presenti, di nuovo complimenti. Passiamo il microfono al capitano della Real Castelnuovo. Capitano è Sacchetti, che saluto, ringrazio tutti i miei compagni di squadra, la società, il mister, mio fratello in particolare, e grazie anche a voi. In qualche occasione l'hai fatto anche tu, quindi ti hai tratto in inganno. Diamo i nomi. Alessandro Isotti, Cermignano. Donatello Pavone, Castrum Lentuli. Terzo, Andrea Tulli, Cerne. E il quarto, Simone Di Giovanni, Rocca Santa Maria. Premiamo tutti i candidati a questo premio. Grande, Bomber. A posto? Ah, c'è cioè, Alessandro Isotti c'era. Ok. Vabbè, saluto tutti, principalmente a voi per l'organizzazione di questa serata. Grazie a tutti. Devi rimanere qua però perché dobbiamo premiare con... Abbiamo quasi finito, chiamiamo gli attaccanti candidati a questo riconoscimento che sono Francesco Andreone, Real Castelnuovo, Alessio Barcaroli, Villareal, Mario Daidone, Città di Teramo, Alessandro Matteucci, Città di Tortoreto, Claudio Di Berardino, Ornano, Osman Mataloni, Città di Tortoreto, Andrea Nardinocchi, Real Castelnuovo, Natmir Demiri, Cona Teramo, Emiliano Franzini, Rocca Santa Maria, Rafael Peppoloni, Cerne 20.14. Chi non ha parlato? Francesco, tu non hai parlato. Due parole, giusto? Niente, io ringrazio la mia società, Real Castelnuovo e tutta la mia squadra. Grandissimo gol, non è stato scelto come top goal, ma probabilmente Nardinocchi. Andrea Nardinocchi, altro Salve. Candidato. Ringrazio la società, il presidente, il mister e la squadra che mi hanno dato fiducia quest'anno. Quindi, grazie a tutti. Passiamo anche il microfono a Emiliano Franzini del Rocca Santa Maria. Ringrazio tutta la redazione di Teramo Dilettanti che ci fa vivere ogni domenica queste emozioni. E poi il ringraziamento speciale va a tutta la società e ai compagni di squadra. Grande Emiliano, grazie dei tuoi complimenti. Alessandro, se vuoi dire qualcosa, se... ok. Vediamo chi sono i nomi degli attaccanti scelti. Matteucci, Nardinocchi e Peppoloni. Fatemi premiare i ragazzi che sono arrivati a un passo. Emiliano, Francesco, Osman, stavi tra i candidati tu? Ok. Sì, sì, quindi. Quindi possiamo adesso dare la medaglia del top 11 ai ragazzi che... Iniziamo da Gianni Gianzante. Questa è data, è data, è data. Ah, sì. Alessandro Isotti, Cermignano. Simone Di Giovanni. Pese poche. Sandro Matteucci. Nardinocchi. A posto così. Poi se ci sono altri da consegnare, ditemelo che stanno qui. Foto. Foto ragazzi. Per la prima top 11 della serata. Terza categoria. Ciao e grazie, complimenti. Seconda categoria, portieri. Fabio Caprioni, Corropoli. Andrea Di Annunzio, Albanova. Mario Di Sante, Borgo Santa Maria. Ho visto, penso, tutti e tre. Ecco Andrea, Mario. E ho visto anche elegantissimo Fabio Caprioni. Un applauso per questi tre portieroni.
Mario, iniziamo da te, prima di arrivare sul palco. Buonasera a tutti. E niente, io voglio ringraziare tutta la società che mi ha dato questa possibilità grande quest'anno di avere una vittoria di un campionato. È stato un anno bellissimo, mi sono divertito tanto, è andata tutto bene, grazie a tutti, alla mia ragazza che mi viene sempre a vedere. Emozionatissimo Mario. Andrea, vai. Grazie a Teramo Dilettanti e grazie all'Albanova, al presidente, al mister e tutti coloro che mi hanno dato fiducia e in particolare al mio preparatore Alfonso De Luca. Grazie. Grande Alfonso. Fabio, chiudiamo con te. Sì, io voglio ringraziare naturalmente la mia squadra e i ragazzi che sono oggi qui questa sera. E naturalmente anche le WAGS che ci seguono sempre, le nostre WAGS. Che non guastano mai. Volevo dire che la seconda categoria è stata la categoria più, diciamo, più difficile da scalare, perché sono tante le squadre, quindi sono tante, due gironi pieni di squadre teramane. Questi tre portieri più votati di 22 squadre, non è da tutti. Per cui doppio applauso per i tre portieroni. Il più votato in assoluto è stato... Vi annuncio Albanova, Fabio e Mario, questo è per voi, Andrea rimane qui, continuiamo chiamando se ci sono i nove difensori, Enrico Antonelli, BDR Atria, Riccardo Maniero, Borgo Santa Maria, Domenico Stirparo, Sim Pontevomano, Alessandro Catini, Nuova Sante, Justin Di Marco, Villabozza Montefino, Marcello Isernia, Albanova, Tonino Bizzarri, Villamattoni, Simone Di Massimo, USA Corropoli, Nico Gianzante, Castrum 2010 e Piero Sacchetti, Cortino Calcio. È arrivato già qualcuno, Riccardo se vuoi... Alessandro Catini, due parole tra i top al... Buonasera a difensori della categoria. Ringrazio tutti voi direttanti. Ciao. Naturalmente devo ringraziare la società della Sant'Egidiese e tutti i compagni di squadra. Buonasera a tutti. Tu sei Justin Di Marco. Justin Di Marco, Villa Bozza Montefino. Ringrazio la società e tutti i compagni di squadra e un amico lassù che purtroppo non c'è più e ci segue sempre. Grazie mille a tutti. Piero Sacchetti di pochissimo, è emozionato anche lui, e Di Massimo Corropoli. Un ringraziamento particolare alla linea difensiva che mi ha permesso di essere qui stasera. Sono tutti presenti? Si stanno difendendo anche stasera. Esatto. Ok. Una foto qui. Possiamo dire chi sono i tre difensori che vanno nella top 11? Riccardo Maniero, Borgo Santa Maria. Secondo, Marcello Isernia, Albanova. Tonino Bizzarri, Villamattoni. Consegniamo gli almanacchi agli altri ragazzi. Piero, complimenti. Alessandro, complimenti. Simone, complimenti. E Justin, complimenti. Buona serata. Continuiamo. Poi dopo premiamo con le medaglie i ragazzi. A centrocampo chiamiamo... Guido Azzari Cellino, Pier Giorgio Nucellese Albanova, Giampiero Reitano BDR Atria, Vincenzo Cameli Castrum 2010, Alessandro Fabrizi Nuova Sante, Stefano Pellone Borgo Santa Maria, Francesco Cichella BDR Atria, Dario Micolucci Villa Bozza, Giuseppe Pesce Nuova Sante, Loreto Ruggeri Varano, Eugenio D'Agostino Castrum, Krešnik Ramain Reto, Danilo Ricci Nuova Sante, Giuseppe Trailani Sim Pontevomano. Vabbè, dopo no. Non abbiamo sentito Giuseppe. Sì, già ci sono di prima. Buonasera a tutti. Ringrazio sicuramente la mia squadra Nuova Sante, tutti i ragazzi della squadra, i tifosi, la dirigenza, tutti quanti, grazie mille a tutti. Io ringrazio la mia squadra, Stefano Pellone, Borgo Santa Maria, le mie tifose e anche la mia famiglia.
Grazie Stefano, grazie. Diamo anche il microfono a Guido che ha già parlato prima, però... No, io il ringraziamento lo volevo fare, volevo ringraziare la società Cellino Calcio. Io questo è stato il 21esimo campionato che ho fatto, però è stata una delle società più serie che ho avuto. Poi voglio ringraziare il mister, che se sono qua il merito anche suo, perché vista l'età mi fa gestire anche sugli allenamenti. Giuseppe Romani, ricordiamo. Giuseppe Romani, grande mister. Ringrazio i compagni di squadra perché sono arrivato a Cellino quest'anno, sembrava che c'ero già da 10 anni lì. Cioè già dal primo giorno conoscevo tutti. Sì. Poi voglio ringraziare i tifosi che sono uno spettacolo. In queste categorie tifosi così non se ne trovano. E un ringraziamento particolare lo voglio fare a Gianni Rapacchietta e Massimo D'Agostino. Perché se oggi sono qua e rappresento il Cellino, un merito maggiore va a loro. Grandissima dedica di Guido Azzari. Allora, è il momento di vedere chi va nella top 11. Guido Azzari, Cellino. Alessandro Fabrizi, Nuova Sant. Giuseppe Pesce, Nuova Sant. L'ultimo, Eugenio D'Agostino, Castrum 2010. Almanacchi per i ragazzi che ci salutano. Stefano. E poi sono Stefano. Ciao Stefano, grazie. Complimenti. Attaccanti di questa categoria sono... Eugenio, è arrivato Eugenio, ciao. Eugenio D'Agostino. Microfono Eugenio, gli facciamo dire due parole al volo. Al volo. Ciao, buonasera a tutti. Ti sei ritrovato subito tra la top 11. Sì, guarda, al primo... sono molto emozionato. Complimenti a Teramo Dilettanti per questa serata e grazie rispetto a l'anno tutti. Scorso un po' di gente in più. Sì. Pescara com'è andato? 0-0, ok. Si vedrà al ritorno chi andrà in Serie A. Gli attaccanti candidati, chiamiamo sul palco Luca Guardiani, United Piane. Alessio Montedoro, Cellino, Pierpaolo Rosati, Usaccorropoli, Pier Armillei, Albanova, Marco Bozzelli, Cellino, Maurizio Breccione, Mattucci, BDR, Atria, Mattia Narcisi, Castagneto, Enzo De Rosa, Nuova Sant, Riccardo Di Concetto, Albanova, Federico Giannascoli, Cellino e Francesco Roberti, Castrum 2010. Ciao, ciao Matteo. Eccoli Enzo, arrivo. Sì, vediamo se viene. Alessio, eccoci Marco, benvenuto. Piacere. Giannascoli, Federico. In parecchi. Allora, facciamo dire qualcosa a chi non ha detto ancora niente. Marco. Buonasera, volevo ringraziare i tifosi, la società, il mister e la grande squadra che... un anno fantastico, speriamo di vincere il prossimo anno. Siete in tantissimi voi, Marco Bozzelli del Cellino. Federico Giannascoli, salve, tuo collega di reparto. Volevo ringraziare la società per avermi dato questa opportunità. Soprattutto volevo ringraziare i tifosi perché sono veramente uno spettacolo per questa categoria. Io ho parlato Alessio e Enzo, se volete. No, ok, non vi metto... complimento particolare. Io e il bomber ci associamo e facciamo complimenti vivissimo a Cristina Buccino. Dal vivo è ancora più bella. Non so, ha gradito e vi saluta. Ritorniamo coi piedi per terra decretando gli ultimi tre nomi che vanno a finire nella top. Alessio Montedoro Cellino, Pier Armillei Albanova, Enzo De Rosa, Nuova Sant. Segniamo Marco, Federico. Eccolo il cane. No, abbiamo medaglia, penso. La medaglia. Perché sta nel... questo è tuo. Eccoli. Un genio. Così facciamo una bella foto
Questa Riccardo la consegna al suo compagno di reparto, a Pier Guido. Fa molto giochi della gioventù questa cosa, ma la facciamo. Giuseppe, complimenti. Marco, ci prova Marco. Alessio. E Renzo. Una foto. Bella. Una Lancia Y DE 366 336 JN, una Lancia Y gentilmente da spostare. Top 11 della prima categoria. Chiamo i candidati portieri: Dino Di Bonifacio Bisenti, Gianni Di Domenico Piano della Lente, Valentino Di Felice Ardente Montaurei. Valentino l'ho visto. Eccolo qui. Ciao Valentino. Due parole. Innanzitutto invito Gianni Di Domenico a salire perché c'è, non vuole ragazzi, salire. Ragazzi, aiutatemi perché non si vede niente da qua. Ma intanto sentiamo a te che sei un grande portiere, molto esperto. Non so che emozione ti dà ancora stare in queste classifiche. No, è molto, molto bello, molto bella questa serata. Infatti ringraziamo Teramo Dilettanti e poi voglio ringraziare la mia squadra e la mia società. Ok, se Gianni vuole dire qualcosa. Se Gianni ci fa il favore di salire. Non sale. Non credo che voglia salire. Vediamo chi è il portiere. Valentino Di Felice Ardente. Complimenti. Grazie. Valentino, rimani qua che facciamo la foto con gli altri. Difensori chiamo Ezio Brecciarolla Treciminiere, Matteo Ciccanti Doranese, Remigio Cristofari Virtus Teramo, Valerio De Carolis Piano della Lente, Luca Marziani Virtus Teramo, Andrea Pancione Bisenti, Gianluca Ranalli Calcio Giulianova, Andrea Di Felice Calcio Giulianova, Daniele Di Marzio Miano e Ivano Pigliacelli Montaurei. Arrivano gli Spilungoni. Grandi, ciao Remigio. Arriva Andrea, arriva Gianluca, arriva anche Valerio, ciao Ezio Brecciarolla. Gianluca, tu non hai prima Andrea parlato, se vuoi giusto un saluto. No, vabbè. Al volo. No, saluto tutti e ringrazio per la bella serata che avete fatto. E... Grazie. Prego. Gianluca. Remigio? Buonasera a tutti, è sempre un piacere essere tra le nomination, quindi fa piacere. Ringrazio voi per questa bellissima serata e la mia squadra. Arrivederci. Valerio De Carolis. Buonasera a tutti, volevo ringraziare Andrea Di Serafino che è seduto al tavolo con me. Grazie Andrea. Ezio. Buonasera a tutti, ringrazio Teramo Dilettanti per questa bellissima serata. Sempre bello essere in nomination, anche se comunque dovesse essere un premio individuale. Sempre un premio a questa stagione, anche se noi come Treciminiere volevamo festeggiare con la Coppa Abruzzo, però andato San Marco a un passo, è stato più bravo. Sei andato a un passo. Siamo andati a un passo, sì. Vediamo i tre. Remigio Cristofari, Virtus Teramo. Valerio De Carolis, Piano della Lente. E il terzo, Andrea Di Felice, Calcio Giulianova. Vediamo un almanacco. Agli altri ragazzi, Gianluca,
fortissimo Gianluca, non è entrato nella top, e anche Ezio, grandissimo difensore. Ciao ragazzi, rimaniamo, ciao Gianluca, ciao Ezio, aspettiamo che facciamo la foto con gli altri tutti insieme. Centrocampisti, chiamo Riccardo Adorante, Treciminiere, Camilletti Ludovico, Toranese, Davide Di Sante, Virtus Teramo, Valerio Di Domenico, Colle Atterrato, Marco Di Giandomenico, Piano della Lente, Andrea Monaldi, Montaurei, Francesco Cappelli, Colle Atterrato, Pier Michele D'Angelo, Montaurei, Pasquale Ticchioni, Piano della Lente, Andrea Barbieri, Torricella, Manuel Martinelli, Calcio Giulianova e Stefano Spurio, Favale. Ciao Davide. Davide, iniziamo da te. Buonasera a tutti, io vi volevo ringraziare, complimenti per la visibilità che date a questi campionati, sicuramente meritate molto di più. E niente, purtroppo il campionato è andato male, purtroppo no, ci davano tutti per vincitori, non è stato così, purtroppo non sempre vince la più forte. Onore al Giulianova che forse è stata la squadra più forte. Onore al Montaurei che è l'unica che ci ha tenuto testa fino alla fine. Complimenti alla location che è fantastica. Grandi parole da capitano di Davide. Grazie Davide. Stefano Spurio. Io ringrazio tutti i miei compagni, la società e Teramo Dilettanti. Gran bella salvezza del Favale. Sì. Bello obiettivo raggiunto le ultime giornate. Manuel Martinelli. Buonasera a tutti. Atleta del... Volevo ringraziare Teramo Dilettanti per la nomination. Ringrazio la squadra. Pier Michele D'Angelo. Buonasera a tutti. Volevo ringraziare Teramo Dilettanti per questa bellissima serata. Lo dovete ringraziare per l'assist. Naturalmente gli amici di Giuliano dovrebbero ringraziarmi per l'assist che ho fornito. È bellissimo questo siparietto perché la squadra avversaria, però va bene lo stesso. È bello vedere... Un applauso al Giulianova perché ha meritato la vittoria del campionato. Grazie a te. In campo non eravate così. Non eravamo totalmente amici, però fuori siamo amici, quindi va bene così. E naturalmente anche i complimenti vanno alla Virtus Teramo che è stata una grande signora rivale squadra. Per la finale signora, playoff. Signora squadra, sì. Andrea. Buonasera. Grazie a tutti, a chi mi ha votato, complimenti al Giulianova e la Virtus Teramo che ci ha dato del filo da torcere. Marco Di Giandomenico, Piano della Lente, qualche parola, un saluto anche da parte tua. Buonasera a tutti, volevo ringraziare la società, Gianni Di Domenico e soprattutto Andrea Di Serafino a nome di tutto il calcio abruzzese. Grazie Andrea. Una leggenda Andrea. Francesco Cappelli con l'atterrato. Volevo ringraziare voi per questa splendida grazie. Serata e Andrea Di Serafino che è al tavolo con tutti questa sera, non si sa come. Abbiamo trovato giocatore. L'uomo, l'Oscar della serata l'abbiamo trovato. Grazie Francesco. Vediamo chi sono i tre che andranno nella top. Davide Di Sante, Virtus Teramo, i quattro che vanno nella top. Davide Di Sante, Virtus Teramo. Andrea Monaldi, Montaurei. Francesco Cappelli, Colle Atterrato, Emanuele Martinelli, Calcio Giulianova. Vi consegno gli almanacchi. E poi le... Stefano? Chi c'è qui che... C'è Michele? Grazie a te. Gli attaccanti e poi vi... Consegno le medaglie. Gli attaccanti entrati in nomination sono Fabio Poliandri, Calcio Giulianova, Fabio Sorricchio, Atria Calcio, Luigi Zampini, Torricella, Giorgio Cini, Virtus Teramo, Alessio Ragni, Montaurei, Graziano Viviani, Toranese, Gabriele Annunziata, Colle Atterrato, Luigi Datti, Lomiano e Matteo De Bernardini, Statetico Lemba. Arrivano... Alessio ha già detto qualcosa, Fabio anche. Alessio, chiedono come è andato il selfie con la Buccino. Ma la Buccino numero uno, però volevo dire che allora la Buccino è molto bella, però io sono sposato e per me mia moglie è la più bella del mondo, quindi brava la Buccino, però no.
Poi colgo l'occasione, già che ci sto, per ringraziare tutta la società del Montaurei che mi ha permesso di vivere una stagione importante e bellissima. Li ringrazio perché veramente mi hanno trattato benissimo e colgo l'occasione per ringraziare la società, il presidente e tutti quanti. Grazie mille. Grazie Alessio. Fabio, se vuole... No, va bene così. Ok. Vediamo chi sono i tre che entrano. Fabio Poliandri, Calcio Giulianova. Grazie. Giorgio Cini, Virtus Teramo, che non c'è. E Matteo De Berardini, Stratetico Lempa. Sono queste. Eccole qui. Andrea, iniziamo da te. Scusa. Grazie. Franca, non la ringrazi. No, Franca, no. Valentina. Invito i fotografi già posizionati. Andrea. Davide. Una bella foto e mi ci voglio mettere anch'io perché è quasi completa la top 11 di prima categoria. Eccola qui, gran bella squadra, questa vale la promozione come minimo, la promozione la potete fare tranquillamente. Grande cappelli vale la promozione. Grande cappelli. Ciao ragazzi, ciao, grazie a voi. Sì, ah, non c'è Matteo De Berardinis, grazie. Ah, Cini, ho calata qui? Ok. Grazie. Ciao Fabio, ciao ragazzi, ciao Manuel, ciao Valerio. Vedi, vedi. Arrivano, Gastrum, l'ha presi tutti Marco, l'ha presi tutti il mister. Tutto lui, ha fatto assopiglia tutto. Chiudiamo con la top 11 di promozione. Portieri che chiamo sono Luca Di Giammatteo Morrodoro, Matteo Di Martino Pontevomano, Gianni Merletti Notaresco Calcio. Ecco Luca. Non vedo gli altri. Luca, che bello, eh? È bello festeggiare prima di squadra, ma ancora più bello riconfermarsi nonostante gli anni che passano in ogni categoria. Infatti vedevo che siamo tre vecchietti. Anche perché è vero, siete tre di tutto rispetto e anche di una giovanissima. Dimostra anche il fatto che il portiere matura un po' più tardi rispetto agli altri. È un ruolo che un po' so perso per via anche che molte squadre utilizzano il fuori quota, questo un po' mi dispiace, però anche questa nomination dimostra il fatto che il portiere esperto poi è sempre quello che dà più garanzia. Grazie Luca. Vediamo Gianni Merletti là nella top 11. Luca, anche quest'anno siamo di... Luca, ce l'hai l'almanac? Difensori, Jacopo Cristofari Mociano, Damiano Di Gaetano Pontevomano, Maurizio Recinella Castellalto, Fabio Ricci Notaresco, Alessandro Marcozzi Tosticia, Diego Melisi Fontanelle, Marco Palandrani Notaresco, Stefano Bizzarri Santomero, Matteo Campanella Cologna, Andrea Casimirri Morrodoro e Cristian Timoteo Tosticia. Ciao Marco, Alessandro Marcozzi e Cristian Timoteo. Avviciniamoci che Arturo ci fa ampi cenni. C'è anche Andrea Casimirri e anche Fabio Ricci. Ciao Fabio. Iniziamo da te, Fabio. Niente, io... Tra i migliori difensori della promozione. Non è fa promozione, insomma, iniziamo a parlare di campionati più importanti. Io auguro una buona serata a tutti, ringrazio voi per la possibilità per tutte le squadre, avvincente, pieno di derby nel Teramano,
con la possibilità che magari potrà essere pure l'anno prossimo un campionato del genere. Certo, anche perché è salita già il calcio Giulianova, auguriamo al Montaurei anche di salire, sarà sicuramente ancora più avvincente. Io volevo ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso questa annata, comunque è bella nonostante le tante difficoltà. Tutto qua, ringraziare voi per la bellissima serata. Grazie Alessandro. Cristian. Salve a tutti, io ringrazio la società del Tossicia Calcio, il presidente e tutti i compagni di squadra e mi complimento con Teramo Dilettanti per quello che fate durante l'anno e riuscite ad organizzare e tenere tutti uniti in questa bellissima serata. Grazie Cristian. Andrea. Buonasera a tutti. Tuo gol è bello, eh? Il mio è. Ringrazio. Non sei nuovo a queste. Ringrazio il mister che mi fa fare gli schemi, quindi. E con le vecchie perché giustamente la palla la sa mettere. Certo. E vabbè, giustamente tutti i compagni che... L'anno scorso, se non mi sbaglio, hai vinto miglior giovane, quest'anno stai tra i migliori difensori, quindi di prima categoria. Sì. Vediamo i tre che entrano. Fabio Ricci, Notaresco. Alessandro Marcozzi, Tossicia. E il terzo, Stefano Bizzarri, Santomero. Un applauso per i difensori che entrano nella top. Consegniamo gli almanacchi ai ragazzi che... Cristian e Andrea. A Stefano ci pensa Marco. Stefano almanacca. No, scusa, medaglia. Quella tienila, la medaglia te la do tu. Tienila. Grazie Marco. Centrocampisti, promozione. Chiamiamo Pier Giorgio di Bonaventura Fontanelle, Antonio Potacqui Morrodoro, Stefano Salvi Pontevomano, Alberto Bianchini Mosciano, Dario Casali Santomero, Davide Tarantella Pontevomano, Diego Beni Fontanelle, Andrea Di Serafino Castellalto, Alessandro Durante Tossicia, Alfredo Ciannelli Pontevomano, Luca Torre Cologna e Ferni Galvez Carmona Castellalto. Arrivano i primi. Stefano Salvi, Alfredo Ciannelli, Antonio Potacqui, Diego Beni, Antonio, benvenuto. Prima ti sei sottratto ai microfoni, adesso due parole ti toccano di diritto. Ringrazio a tutti, al Morrodoro Calcio soprattutto e a tutta la gente che ci ha seguito quest'anno, che non sembrava assolutamente una promozione, quindi... Un paio di categorie sopra, almeno. Grazie a tutti. Poi abbiamo visto un saluto. A chi? No, è finita la tua avventura, quindi un premio. Sono categorie che prendono impegni che chi lavora non li affronta, quindi. L'età inizia a essere a sentirsi. Ho ringraziato già tutti. Grazie Antonio. Stefano Salvi. Ogni anno poi vediamo sempre più o meno le stesse facce, a parte qualche ragazzo che entra un po' nella cerchia. Il ragazzo mi riferivo a Diego, esattamente. Stefano. Niente, che dire, grazie mille della nomination, grazie per questa bella serata che ogni anno ci fate vivere. È un bel modo per chiudere la stagione, insomma. Grazie a te di essere venuto. Io mi associo a Stefano. Alfredo si associa al suo compagno. Soprattutto ringrazio la Fontana del Calcio. E a tutti voi e ringraziare soprattutto, questo lo voglio dire anche a me, di ancora stare in giro, che questo è importante. Certo. Chiudiamo con Alessandro Durante e intanto vediamo che sta salendo l'eroe della serata, Andrea Di Serafino. Sì, buonasera a tutti, ringrazio tutti i miei compagni di squadra, la società e il mister Roberto Marini e voi di Teramo Dilettanti. Grazie. È arrivato il momento di vedere chi sono i quattro centrocampisti che vanno nella top. Bella. Stefano Salvi, Pontevomano. Alberto Bianchini, Mosciano. Alessandro Durante, Tossicia. Alfredo Ciannelli, Pontevomano. Eccoci qua. Andrea, devi dire qualcosa perché non hai detto che sei arrivato alla fine. In molti si aspettano una tua... Ringrazio Andrea Di Serafino per la serata.
Antonio, questo. No, no, niente. Anche perché ti serve che tu sei passato adesso. Ringrazio tutti quelli che mi hanno ringraziato. In tanti allora. No, no. Sono tutti degli amici, tutti quanti. Grazie a voi che fate una splendida serata del genere. Grazie, grazie mille Andrea. Rimani sempre tra i top tu. Mancano gli attaccanti e poi premiamo tutti quanti con la medaglia del top player. Emiliano Fasciocco, Ponte Romano, Enrico Pezzoli, Santomero, Diego Hernan Bettese, Fontanelle, Antonio Alcaraz, Zamora, Castellalto, Luigi Collevecchio, Morrodoro, Giovanni Torre, Mosciano, Mattia Dazzi, Controguerra, Lorenzo Di Blasio, Santomero, Danilo D'Ignazio, Tosticia ed Ettore Scrivani, Morrodoro. Arrivano i primi. Fasciocco, eccolo qui. Pezzoli. Emiliano, ciao, grazie di essere venuto. Due parole. Niente, che dire. Vi ringrazio per questa bellissima serata e niente. Una bella emozione essere tra i migliori attaccanti di una categoria così importante. Per me... sei un esperto, però fa sempre piacere, dai. Infatti ringrazio anche coloro che mi hanno votato e che mi hanno permesso di stare in questa graduatoria. Grazie Emiliano. Enrico, se vuole dire ancora qualcosa. Il bomber numero uno. Secondo Emiliano Fasciocco, Pezzoli grazie. È il numero uno. No, comunque devo dire solo una cosa, che quest'anno è stato un campionato ricco di bomber veri, perché se mi guardo vicino... È rimasto fuori qualche nome grosso, no? Infatti quando ci arrivavano i voti ci siamo un pochettino... Bene per lo spettacolo, dai. Ettore, non che hai parlato, dire. Prima sei venuto con la squadra, sì. Adesso è il tuo momento perché sei tra i candidati. Che dire, l'annata è stata bellissima dal punto di vista personale, ma soprattutto a livello di squadra, che insomma poi viverla a Morrodoro, non voglio fare retorica, però auguro a tutti di giocare un'annata a Morrodoro, questo posso dire. L'idolo è diventato un solo anno, l'idolo dei tifosi, Ettore Scrivani. Abbiamo chiuso qui, possiamo vedere chi sono i tre attaccanti. Enrico Pezzoli, capocannoniere, non poteva che finirci dentro, la top 11. Luigi Collevecchio, anche lui, nella top 11. E il terzo, Ettore Scrivani, Morrodoro. Consegniamo gli almanacchi in segno di ringraziamento ai ragazzi che comunque sono stati tra i migliori della categoria. Emiliano, solo per te. E queste sono le medaglie per tutti, iniziando da Alessandro Durante. Alessandro Marcozzi. Grazie. Fabio Ricci. Chiedo intanto al fotografo di avvicinarsi, Alfredo Ciannelli. Al contrario, sono. Ettore. Gran parte della top 11 di promozione, grazie. Buona continuazione di serata. Prima di chiudere, siamo pronti per fare un giro, per sentire anche chi non è. Si sì, è dai, facciamo un veloce giro, magari facciamo parlare qualcuno che ancora non ha parlato. Ci abbiamo anche Angelo, l'operatore. C'è? I ragazzi laterali qua, magari qualcuno non ha parlato. Ce lo fate un commento sulla serata? Tu sei? Renzo, squadra? Dai, facci un commento, illuminaci. Come va? La serata va bene? Bellissimo, bellissimo. Grazie. Sì, grazie. Grazie a voi e grazie a questi ragazzi. Grazie a loro. Oh, sono carichissimi. Andiamo a rispondere in fondo, in qualche modo, dai.
Chi è che ci risponde? L'amico Giorgio Gozzi, ti ho riconosciuto, adesso ci devi fare una dichiarazione. Vai Giorgione, squadra? Io sono solamente un tifoso, amico di Alessio Ragni del Monterrey, però con il cuore pure nel calcio Giulianova. Ma sei soddisfatto della rovesciata di Alessio Ragni, che... Eravamo lì presenti, quindi è stato un pizzico di emozione. Alla grande, alla grande, alla grande. Allora continuiamo un veloce giro in fondo, vediamo. Ragazzi, rilasciateci una dichiarazione anche voi. Tu ti chiami? Vai Giuseppe, come va la serata? Ti è piaciuta? Il campionato com'è andato? Dicci qualcosa, facci sognare Giuseppe, vai. Il campionato così così. La serata benissimo, perché questo è il tavolo di Andrea Di Serafini. Ma io noi abbiamo un dubbio, no? Ma meglio la Buccino o Angelo Tulli di Teramo Dilettanti? Mi astengo. Lui si astiene, dai, chiudiamo con l'ultimo tavolo, disturbiamo loro che stanno mangiando. Squadra, perché, ragazzi? Perché l'ha fatto Abruzzo Calcio Dilettanti. Che squadra siete? Casemolino Calcio. Casemolino Calcio, e che ci dici? Com'è andata la serata? A posto? Bella serata, bella gente, siamo divertiti. Si può rifare, dai, il campionato è andato bene, avete ricevuto premi? Quest'anno no, però punteremo l'anno prossimo, abbiamo il mister che è salito sul palco come miglior mister della terza categoria, un altro anno speriamo di esserci tutti insieme. Alla grande, grazie e buon proseguimento di serata. Io volevo ripigliare un attimo il brindisi qua della squadra che non ricordo, ma ce lo dite perché la vecchiaia mi ha fregato. Ma sempre il Cellino Calcio. Sempre Cellino Calcio, vai, un brindisi ragazzi, vai. Sosteniamo questa squadra con il vino. Quest'amore non può interessare al manacco, perché che sì, al mattino se ne va, via. Ma per sempre brillerà. Sì. Ale, ale, ale. E vai Cellino, grandi Cellino. Beh, io direi che possiamo tornare verso lo staff. Potrei anche proporre un applauso magari di tutti quanti noi per Teramo Dilettanti, per l'impegno, per l'audacia, per la fantasia, per tutto. Grande Angelo Tulli, grande Lella Fracassa, grazie per la serata. Vai, torniamo alla base, vai mitico. Allora, io direi di far fare anche una dichiarazione qua ai signori. Buonasera. Come va? Chi è che mi fa una dichiarazione? Il signore qua. Nome? Teodoro. Teodoro, hai qualche amore particolare per qualche squadra rappresentata stasera? Giulianova Calcio. Giulianova Calcio, quindi sei soddisfattissimo, grazie. Io direi, della serata, ma anche del campionato, eh? Ma cos'è che ti ha soddisfatto di più di questo campionato? La squadra, bella serata. È stata molto forte. Sì, sì, bella serata, sì. È stata una squadra forte? È stato mai un campionato dominato o un campionato sofferto? Come l'hai vista tu? Ma diciamo che è stata dominata perché è una squadra che gioca da 5-6 anni insieme. Mazza come sei serio però, ammazza che roba, va bene, allora grandissimi, buon proseguimento di serata, andiamo a disturbare magari loro di qua. Ragazzi, lei che è molto serio, che ha più barba di me, ma vabbè, un attimino ci rilasci una dichiarazione, no? Quello che ce l'ho. Quello che ce l'ho? Ma siete andati voi o venivano? Ma di che squadra fai parte? Sono 1920. 1920? Il campionato com'è andato? Che ci dici? Un ricordo particolare, una libidine particolare, che ne so? Un secondo posto. Che stanno a mangiare, tutte... Quello che ci vuole, insomma. Sì, ma il presidente è lui. Ma non c'ha la voce il presidente, operatore, come facciamo? Dimmi all'orecchio, ripeto io, come ti stai divertendo perlomeno? Abbastanza. Allora il presidente dice per chi chiama da fuori Roma che si sta divertendo abbastanza, alla grande, buon proseguimento di serata. Oh, che ne so, grande operatore, andiamo di qua. Oh, una donna, facciamo parlare una donna, la prima donna tra tutti questi maschiacci qua, calcio, rigori, punizioni, salve,
Buonasera, salve. No, siamo l'operatore lì mi ha indicato di rilasciare una dichiarazione. Allora, lei è una rappresentante di calcio femminile o accompagna qualche giocatore? Accompagnatrice. No, vabbè, detta così pare brutto. Anche più di una. Purtroppo non ci state voi. Si spieghi meglio. Questa è amica di tutti loro. Un'amica di tutti, ho capito. Quale squadra? Quale squadra? Fare mercato. E il Corropoli Calcio è andata bene quest'anno, no? Certo. Ok, ma si sono già lei fa il commento tecnico. Attenzione, un applauso per la donna dal commento tecnico. Attenzione, lo ripetiamo in diretta. Vorrei sapere quale squadra ha un terzino che ha fatto 5 gol. Ma il terzino no, ma cioè il terzino non sei tu, perché no, se no lo spogliatoio era un macello, cioè con i polpacci più o meno ci sono. Ma chi è il terzino che ha fatto? No, allora l'ultima dichiarazione ce la fai tu. Come cazzo hai fatto a fare 5 gol da terzino? Non lo so neanche io, non lo so neanche io. Terzino, capitano, 5 gol. Oh, guarda, poggio la birra e ti do anche la mano. Alla grande. Vai ragazzi, vai, torniamo alla base che mi sto fa vecchio. Operatore, torniamo. C'è qualcuno che vuole parlare? No, allora sì. Attenzione. Abbiamo un altro miracolo, terzino che ha fatto 6 gol. Ma dove? 2 giusto per sbaglio. 2 per sbaglio in che senso? Con le mani. Preso la palla, sono 2 gol. Vabbè, ma l'arbitro... Era cieco, c'avevi l'arbitro non vedente. Vabbè, un applauso per l'arbitro non vedente, dai, alla grande. Va bene, io direi di lasciare un buon proseguimento a tutti. Con la buccina, non lo so, sfilate in costume, un nuovo grande abbraccio allo staff di Teramo Dilettanti. Vai! È stata una serata piacevole, sicuramente avete mangiato bene perché questo è un posto di classe, speriamo noi di non aver abbassato la qualità della serata. Noi la serata la vogliamo la parte nostra perché adesso inizia il dopo cena. Inizia la serata danzante con il DJ Modestini e il vocal Steven Valerio. Ci sarà ancora Cristina Buccino a rendere ancora più bella, più appassionante questa serata. Ma non possiamo, prima di concludere, non chiamare sul palco. Adesso sarà difficile trovarlo. Aiutatemi a cercarlo perché volevo chiudere la nostra parte con Andrea Di Sante. Un applauso ad Andrea Di Sante che è il gestore di questo favoloso posto. Lo volevamo omaggiare con un gesto piccolo ma che per noi significa tanto. Il fotografo è qui. Lo vedo in lontananza che arriva. Io penso che nemmeno a volte in Serie C, in Serie D possono fare una serata di fine anno in un posto così. Ci voleva un giovane brillante imprenditore come Andrea Di Sante che fa parte anche lui di questo un bello e un po' pazzo mondo del calcio. Lo chiamo sul palco, grande Andrea. Grazie di tutto. Questa è la targa che noi di Teramo Dilettanti, io e mia moglie Lella, regaliamo perché senza di te non potevamo assolutamente vivere questa fantastica serata. Grazie Andrea. Parte già la musica. Tra pochissimo ci sarà la sfilata in costume sulla passerella in piscina, per cui intanto gustatevi il dolce, giustamente. Io non riesco a vedere a che punto siete arrivati del menù. Ma la nostra serata di Teramo Dilettanti finisce qui. Un applauso a tutti voi. Buona estate, ci vediamo l'anno prossimo, speriamo. Già fare una serata come questa sarebbe segno di buona salute. Ciao a tutti, buon divertimento. La promozione, lei?